al mondo. Il dirigente pubblico più pagato al mondo è siciliano. Guardate che primato che noi abbiamo. E i nostri deputati regionali, sapete, guadagnano più di Hillary Clinton, un terzo in più di un deputato europeo. Allora, e poi che dicono? Licenziamo i precari, licenziamo i guida forestale, licenziamo, hanno una sola ossessione, come sbarazzarsi della povera gente invece di tagliare i privilegi. E sapete sempre se facciamo quei pannelli solari nei tetti pubblici quando i soldi nuovi entrano alla regione? 5 miliardi e mezzo di euro nuovi che ci finanzia la Banca Europea degli Investimenti. Sapete quanti posti di lavoro nuovi si creano? 24.000. Abbiamo 28.000 precari, 12.000 li diamo ai precari e li abbiamo ridotti del 40%. E non pesano più nel bilancio della regione, e 12.000 li diamo ai giovani diplomati e laureati in cerca di occupazione e lavorano pure gli altri, la manovalanza semplice che non è diplomata e laureata nelle fasi di costruzione e di manutenzione. Allora si può fare il buon governo, si può risparmiare e si può fare una politica sociale, ma loro la politica sociale non la vogliono fare. Perché sarà spartere a mangiucchia, perché il problema sta sempre, sempre lì, e sarà una spartere ca mafia, perché quello è il loro governo ininterrottamente dal dopoguerra in poi. E poi andiamo alla burocrazia. Ma perché in Sicilia per avere una licenza bisogna aspettare 3 anni? 3 anni. E va alla sovrintendenza e poi va al genio civile e poi ritorna di nuovo al comune e poi di nuovo al comune la manda al genio civile. Le autorizzazioni e le licenze dovranno essere rilasciate in 3 mesi attraverso il sistema delle conferenze in servizio permanente. Dicono che abbiamo 1.000 dirigenti alla regione che non dirigono assolutamente nulla, perché non c'hanno manco un dipendente. Mettiamolo a disposizione dei comuni e sblocchiamo il lavoro. Sapete quando viene giudicato questo da Ivan Lobello, Combindustria, se noi sblocchiamo tutte le licenze che ci sono a tendere in Sicilia? L'8% del prodotto interno lordo. Cos'è il prodotto interno lordo? Perché a me non piace parlare difficile. È quando in una casa, per esempio, quando i soldi entrano, quando ne escono, e chi lui ci resta? In Sicilia non resta mai niente perché siamo in negativo. In Europa non si cresce attualmente, noi potremmo invece incrementare 8% in più, significa che ci resterebbe un sacco di soldi per creare centinaia di migliaia di posti di lavoro, attivare le imprese che vogliono costruire, che vogliono fare lavoro, e cominciamo a dire anche questo, che queste imprese in parte assumono precari e in parte assumono altri lavoratori, e creiamo sviluppo, eliminiamo il deficit e abbiamo la Sicilia nuova. Così difficile? Perché non lo fanno? Perché abbiamo una classe dirigente che oltre che essere corrotta è anche incapace. Una classe dirigente che si elegge non perché merita la fiducia della gente, ma perché si compra i voti della mafia. L'altra volta sono andato a Catania, a Librino, a fare una manifestazione. Alla fine della manifestazione è arrivata una signora e mi ha detto: e cate su un ricoppi pasta? E ci dico: signora, è una manifestazione politica. La signora mi risponde: io, dice, appunto. La politica è diventata questa, è diventato un modo per farsi gli affari propri e quelli degli amici propri, che non sono mai i poveri, sono i ricchi. E guardate, i presidenti della regione in questa Sicilia sono stati sempre espressione delle classi ricche di Palermo e di Catania, e hanno abbandonato queste zone della Sicilia e non sanno manco come stanno i poveri. Ci sono politici che non sanno manco quanto costa un chilo di pane, perché non l'hanno mai comprato, non lo capiscono, non vivono la vita della gente, non vivono. E l'agricoltura abbandonata, è il dramma che vivono i produttori agricoli,
all'inizio dell'anno, se devono fare le infrastrutture, comprare i fertilizzanti, debbono comprare le piantine. E allora arrivano all'intermediario, perché le banche non gli danno una lira, e ci te li presto io. Ma alla fine dell'anno tu devi andare a vendere a quell'intermediario, che ti dice: posa il prodotto, domani ci dico quando ti do. Questo è logico? Allora dobbiamo liberarli questi produttori agricoli. La regione deve garantire alle banche, deve dare la garanzia per i produttori agricoli per avviare l'annata e sviluppare. E poi i trasporti, quanto costano i trasporti in Sicilia? Un po' per il gasolio, ma un po' per chi rigestisce la mafia catanese, ci dobbiamo dire la verità, e dobbiamo cominciare a pulirle e a fare pulizia su tutto questo, perché se noi veramente vogliamo lo sviluppo e il turismo, quante risorse noi abbiamo? Risorse archeologiche, abbiamo la natura bellissima, abbiamo delle montagne bellissime, delle spiagge bellissime, dobbiamo farle diventare dei musei meravigliosi, dobbiamo farle diventare ricchezza. Ad Acireale le terme sono chiuse, le gestiva la regione, ma perché la regione deve gestire le terme? Ma dalle in affitto ai privati, che quelli le fanno funzionare, ti pagano pure l'affitto e fanno lavorare la gente, invece fanno clientelismo su tutto. E i beni culturali, una villa come quella del Casale dovrebbe essere un luogo di ritrovo, dove ci vai dentro, ci trovi il ristorantino, ci trovi il bar, vivi, ci trovi lo spettacolino teatrale, musicale, il concertino. Invece le soprintendenze sembra che questi beni debbano essere morti, invece debbano diventare occasione di lavoro e di sviluppo, e di turismo. E come si fa a fare turismo se un bar per pagare per avere un pezzettino di terreno deve pagare una TOSAP indecente, che ha un prezzo enorme, perché alla fine i comuni non guadagnano assolutamente nulla, perché i bar, i tavoli fuori non ce li mettono, o gli alberghi, perché non gli conviene farlo. Allora aboliamola sta tassa, liberiamo l'economia, facciamo lavorare la gente, perché se un giovane si vuole aprire un'attività, un gazebo, e deve mettere quattro tavoli, non è che deve essere rovinato, deve essere aiutato. Perché tanto se quello lavora poi paga le tasse e lo Stato guadagna lo stesso, invece in questo modo non guadagna niente, perché la gente non si riapre le attività, è un'economia morta, è una politica che non pensa a niente, salvo ai propri affari. L'altro giorno io a Palermo ho trasmesso un video che era Miccichè che parlava, e un giornalista l'ha preso mentre lui non se ne accorgeva con un telefonino, no? E sapete cosa diceva in questo video? Diceva: il PDL non mi vuole candidato, io adesso lo so come devo fare candidato al PDL. Basta che gli dico che si fanno gli inceneritori, 5 miliardi, un affare di 5 miliardi. Ho parlato con Villarello, con Saverio Romano, e il PDL mi canta, perché un PDL non gliene frega niente di quel candidato, gli interessa che si fanno quei 5 inceneritori velenosissimi che producono diossina, uccidono la gente, debbano servire non alla Sicilia ma a spartire i rifiuti di mezza Europa, ed è un affare gestito dalla mafia con una gara truccata. Ma al PDL cioè, non gliene frega niente, ci interessa solo quell'affare. Allora io oggi Musumeci mi ha denunciato, mi denunciasse pure, perché io fino ad ora intanto i cause l'ha vinciuto tutte, perché ci ho sempre le prove. Ma poi glielo voglio dire per Luciano, che io mi scanto di nulla, alle volte pensa che mi scanto è forzato. Io dirò la verità ora e dopo, e dirò sempre la verità. Io gli faccio la domanda a Musumeci: se questa condizione di essere candidato del PDL era la condizione di Miccichè, allora questa stessa condizione è anche vale per Musumeci o no? Perché Saverio Romano e Ferrarello fu Guido, la vuole dire la verità? E se dice no, allora deve dichiarare che non li farà fare quegli inceneritori, ma lo deve dichiarare ai siciliani,
che non vado a fare quell'affare alla destra e alla mafia. Lo deve dichiarare, lo deve altro che denunciare, lo deve dichiarare, lo deve chiarire ai siciliani. E io lo dichiarerò, lo dirò ogni volta, in ogni piazza, fino a quando lui dirà che quella fabbrica di veleni risparmierà il territorio siciliano. Lo dirò in ogni piazza. E i rifiuti? Cosa dicono questi signori della destra sui rifiuti? Io lo dico bello chiaro. Basta con gli ATRO che hanno distrutto la Sicilia. 3 miliardi e 700 milioni di debiti degli ATRO, che non si sa come pagare. Un altro buco della regione. Facciamo ritornare i rifiuti ai comuni, perché i cittadini lo debbono sapere con chi se la debbono prendere se non funziona il servizio. Questi ATRO rifiuti hanno triplicato 3 volte tanto la tariffa, hanno aumentato i servizi e hanno rovinato i comuni. Ritornino ai comuni, che lo gestiscono in modo semplice, in modo economico, con le risorse che hanno a disposizione, con quello che possono fare, e liberiamo risorse, risparmiamo. E l'acqua, abbiamo l'acqua pubblica che è stata dichiarata da un referendum, e invece in Sicilia l'acqua continua a essere privata. Adesso mandano pure i commissari ai comuni che non si vogliono allineare. Se io sarò presidente, lo sarò, perché i siciliani lo vogliono. L'acqua diventa pubblica, l'acqua diventa pubblica, e l'acqua è un bene, un diritto fondamentale dell'uomo, non è un bene come tutti gli altri. Invece si taglia alla vecchietta che non può pagare, che c'ha la misera pensione, che magari ci deve mantenere i figli sposati, gli si taglia l'acqua, o al disoccupato che non può pagare, gli si taglia l'acqua. Non può andare così, non può andare così. Esiste la politica di solidarietà, la scuola, il tempo pieno, la formazione. A che serve questa formazione in Sicilia? A niente, voi direte. Invece serve a dare tanti miliardi, tanti milioni di euro alle mogli dei deputati regionali. Non ci sono partite tutte, invece non è vero, non serve a niente, serve bene a quelle. Però non serve a trovare un lavoro, non serve a dare una qualificazione. Allora noi dobbiamo legare la formazione ai progetti di lavoro, dobbiamo legarla alle imprese, dobbiamo legarla alla scuola, e l'ultima parte della formazione si fa nelle aziende, così aiutiamo le aziende in crisi e aiutiamo i giovani a farsi un curriculum, perché oggi quando un giovane, una ragazza cerca lavoro, che gli dicono: ce l'hai un curriculum? Non ce l'hai, allora non lavora. Allora facciamoglielo fare noi, glielo fa fare la regione con le imprese, sosteniamo le imprese e facciamo lavorare i giovani. Guardate, sono cose semplici, però non sono così semplici. E sapete perché? Perché c'è la mangiucchia, è sempre lì la questione, perché bisogna farli dividere i soldi. Io l'altro, il 3 luglio scorso, mi trovavo ad andare a Palermo, a Catania, a Siracusa, anzi, e facevo la gira a Catania per andare a inaugurare il mio primo comitato Crocetta Presidente. Bene, a metà strada incontro una famiglia di Mazzarino, qui abbiamo degli amici di Mazzarino, è un episodio molto simpatico, padre, madre, figlio, fatto, successo. Arriva la signora, mi fa: onorevole, posso abbracciare? E mi abbraccia. E mi fa: i cose vanno male in Sicilia. Arriva il marito e dice: i cose vanno male in Sicilia perché non c'è un travaglio per i ciotti. Arriva il figlio e dice: un travaglio per i ciotti non c'è perché c'è la mangiucchia. Allora io questo lo voglio dire, sei un genio, gli ho detto a questo. Tu hai interpretato qual è il mio programma, quello che voglio fare io da presidente. Eliminare la corruzione a mangiucchia e creare lavoro e sviluppo. I soldi del popolo debbono ritornare al popolo, a non alle cricche, non alle cricche, alle mani. Eliminare la mangiucchia, la corruzione. L'Italia è devastata, guardate che succede nel Lazio, ma succede meno in Sicilia. Guardate che è tremendo tutto questo, e dobbiamo cominciare seriamente a fare pulizia, e dobbiamo avviare un programma serio di lavoro, di sviluppo, dobbiamo mettere in campo un'economia, dobbiamo dare dignità alla Sicilia. Bravo! Dignità!
Siamo stanchi di sentirci dire quando sentono siciliani che siamo mafiosi. Non siamo noi i mafiosi. I mafiosi sono i politici che gestiscono con la mafia, che invece di combattere la mafia si prendono i voti della mafia. Ma tu vuoi pregare un posto? Scusa, questa è, è concorrenza sleale, Lo so bene, lo so bene. Allora, abbiamo un lavoro duro da fare, però è un lavoro che dobbiamo cominciare a fare con entusiasmo, perché noi non ci possiamo presentare in Europa o in Italia se non abbiamo le carte in regola. Quando in Europa dico perché non aumentiamo i fondi per la Sicilia, mi dicono ma perché vi dobbiamo aumentare i soldi per la Sicilia se i soldi prima non li sapete spendere? E quando li spendono? E quando li spendete li fate mangiare alla mafia, come è accaduto con l'eolico, come è accaduto con il fotovoltaico, dove sono stati arrestati dirigenti regionali e qualche politico. Solo sapete qual è la storia? Che i dirigenti regionali arrestati stanno ancora lì e i politici sono ancora lì. Ma secondo voi uno che si frega i soldi dei cittadini, a parte che deve andare in galera, ma quello lo stabilirà il processo se è innocente o colpevole, ma uno che è stato in galera per avere rubato i soldi pubblici in attesa del processo, che fa? Il deputato o il dirigente? No, se ne sta a casa, se ne deve stare a casa, perché noi dobbiamo avere una bella regola: chi sbaglia paga, chi fa bene deve essere premiato, chi lavora poco viene penalizzato, ma chi non vuole lavorare nella pubblica amministrazione se deve andare a casa, perché quelli sono soldi nostri, sono soldi vostri, sono soldi dei cittadini che poi vengono bruciati dalle tasse, vengono bruciati dalle tasse perché c'è anche lì a mangiucchia, la gente che non lavora, la gente che ruba, la gente che chiede le tangenti per una pratica, c'è la corruzione. Allora dobbiamo cominciare ad avviare un discorso serio per creare lavoro, sviluppo, occasione. Parità! Uno dei primi provvedimenti che farò nei 100 giorni è una bella notizia per le donne: il doppio voto di genere. Sapete che significa il doppio voto di genere? Che nella scheda si voterà un uomo e una donna. Così noi siamo sicuri che le donne saranno elette consigliere comunale, consigliere provinciale, diventeranno assessori, saranno elette deputati, saranno eletti assessori regionali, cioè l'altra metà del cielo, come si dice sulle donne, è stufa di essere l'altra metà del cielo. Vuole essere anche l'altra metà della terra, perché vuole avere i propri diritti, perché oggi le donne sono brave a lavorare, sanno fare i magistrati, sanno fare gli ingegneri, fanno fare i vigili urbani, lavorano, i poliziotti, però quando arrivano alla politica sbarramento. Sbarramento perché la politica continua a mantenere i vecchi polponi. Allora dobbiamo favorire anche ciò. E dobbiamo favorire anche le aziende, incentivi alle aziende che assumono giovani, donne e ultra cinquantenni licenziati che oggi non possono trovare più lavoro. E vogliamo anche dare incentivi alle persone diversamente abili, perché la diversità non è un crimine, è una bellezza. Questi ragazzini in carrozzina sono dei principi, queste ragazzine sono delle principesse, sono i nostri migliori fratelli, li dobbiamo volere bene. I genitori, sapete che dicono quando hanno questo problema? Ma io quando muoio io, come che fine fa mio figlio che guadagna una pensione di 250 euro al mese? Che fine fa? Che fine fa? 260, grazie per la precisazione, ma non cambia volto. 270 euro al mese, ero fermo alla vecchia. Bene, se noi per esempio a questi ragazzi gli dessimo un'opportunità di fare il lavoro, ma non tanto lavoro, 2-3 ore che gli permette di integrare la pensione, e premiamo le aziende che vengono, che li assumono, non diamo dignità a questi ragazzi, non diamo la gioia ai loro genitori che sanno che i loro figli non saranno abbandonati? Invece non ci pensiamo agli ultimi,
pensiamo solo a questa gente, pensa solo a farsi i soldi propri, di affari soldi, perché ogni soldo che loro destinano a un disabile è soldi che togliamo alla cricca. Allora è questo che dobbiamo cominciare a fare, il bilancio sociale, il bilancio partecipato, dobbiamo fare, e dobbiamo cominciare a governare in modo nuovo. I cittadini non contano nulla nel governo, i politici li vediamo solo durante le campagne elettorali, poi e rispondono pure al telefono in campagna elettorale, appena si finisce la campagna elettorale o cancellano un numero oppure uecono la finestra, proprio, voglio dire, perché non esiste rispondere fuori dalla campagna elettorale, perché li vediamo solo in quelle circostanze. Io una cosa voglio fare, guardate, voglio mettere intanto degli strumenti di controllo, il referendum per esempio, per confermare o abolire o proporre leggi da parte dei cittadini, in modo facile, in modo concreto, che possono essere il modo come giudicare l'attività di governo. Ma voglio fare una cosa anche nuova, ogni mese un'assemblea in ogni provincia diversa, dove sono invitati non un sindaco, il presidente della provincia, il prefetto, che cominciano a dire benvenuto all'onorevole presidente, il signor governatore che tanto ha fatto per la nostra città e per la nostra provincia e non ha fatto niente. Voglio invece che vengano i cittadini e mi dicono: caro Rosario, hai fatto questo, hai fatto bene, questo hai fatto male, questo bisogna farlo di più, di governare con i cittadini, che sono i veri presidenti della regione, i veri deputati. Perché noi dimentichiamo una cosa elementare, che il potere viene dal popolo, che il popolo è sovrano. Onorevoli siete voi che vi alzate alle 7 del mattino per andare a lavorare. Non quelli che si prendono i voti della mafia e rubano i soldi pubblici. Onorevoli sono i cittadini, onesti, puliti, i ragazzi che cercano lavoro, le donne che mandano i bambini a scuola, li accompagnano e ogni mattina hanno un sacrificio da fare. E guardate, io so cosa vuol dire essere figlio del popolo, perché ci sono. Io attualmente sono vicepresidente della prima commissione antimafia europea, sono componente della commissione affari giustizia del Parlamento europeo, affari interni, mi occupo di leggi importanti che possono persino decidere sulla vita dei cittadini, sulla loro qualità di vita, immigrazione, cose che diventano, per esempio recentemente ho relazionato sull'ordine di indagine europea, per cui un cittadino può essere, se fa un reato, può essere indagato anche all'estero, e tu capisci la responsabilità che hai, perché non vuoi che venga privata anche la libertà del cittadino, ma leggi che decidono. Quindi sono componente della delegazione che si occupa del Mashrek e dei problemi dell'Oriente Arabo, sono osservatore per il gruppo socialista e democratico delle rivolte arabe, delle cosiddette primavere arabe, soprattutto nei paesi dell'occidente arabo. Diciamo, ho fatto il sindaco di una grande città, la quinta città siciliana, insomma un po' poca cocciola, diciamo, di sentire, come si dice. Invece sono rimasto una persona semplicissima, quella di sempre, che sa quali sono i problemi della gente. Perché guardate, io, quando uno diventa così, si dice importante, tra virgolette, si inventa che magari chissà da quale famiglia venga. Sono figlio di un operaio precario persino, che ha lavorato tutta la vita. Mia madre, quando mio padre era disoccupato, faceva la sarta e mi cuciva i vestiti con gli scamboli che restavano della stoffa delle clienti ricche che si andavano a fare i vestiti da mia madre. E quando andavo a scuola, io ho fatto la scuola dei Salesiani, scuola cattolica, ho avuto un'educazione molto cattolica, molto cristiana. Io fra l'altro servivo messa ogni mattino, fino a messa in latino, fino al mio diploma, che cominciava così, per i giovani sarà una sorpresa, per i più grandi la sanno. Diceva così: intro ibo ad altare Dei, cioè salirò all'altare di Dio, la formula nuova.
ad Deum qui letificat juventude mea, al Dio che letifica la mia giovinezza. Solo che la mia giovinezza, tanto lieta, non era, parliamoci chiaro, 4 figli, mio padre lavorava e non lavorava. Era una vita dura, come sanno bene coloro che vivono queste difficoltà. E così ogni mattina mia madre mi dava una paghetta giornaliera. Con questa paghetta io dovevo decidere o prendere l'autobus o mangiarmi il panino. Naturalmente, siccome c'era la ricreazione, mi vergognavo a non mangiare, a essere uno dei pochi che non aveva i soldi per il panino, mi compravo il panino, pane e panelle e andavo a piedi. Nei giorni di scuola, nei giorni di auto in cui pioveva, mi prendevo l'autobus. E così è andata avanti la mia vita. E quando mi prendevo l'autobus e non mi potevo comprare il panino, dicevo una bugia ai miei compagni che non uscivo dalla classe perché dovevo studiare, perché mi aspettavo l'interrogazione. Invece era perché mi vergognavo, parliamoci chiaro, non sei come tutti gli altri. Poi mi sono diplomato, sono andato all'università, ho fatto 2 anni di università. Al secondo anno, con tutte le materie date, dovevo fare il terzo, mio padre è andato in pensione, però siccome per metà vita aveva fatto il lavoro precario, i soldi non c'era, i contributi a pensione era niente, come capita a tanti di voi, no? E così mi sono dovuto ritirare dall'università e sono andato a fare l'operaio. Anche questo è un bel titolo nobiliare che mi porto dietro. E quando ho cominciato a lavorare in fabbrica, ho continuato a studiare, conosco l'inglese, il francese, l'arabo, sono diventato un grande esperto di informatica, ho lavorato in mezzogiorno, in grandi aziende. Nel 90 sono tornato a Gela, c'era la strage dei ragazzini, ne avete sentito parlare, 8 ragazzini ammazzate, io sono ancora, ce l'ho quelle immagini, quando sono entrate... Sono andato in quella sala gioco, il più grande aveva 18 anni di quei ragazzi, uccisi da altri ragazzi, e i bambini buttati nelle pozzanghere di sangue, e sentivo le madri che piangevano e urlavano. Negli anni successivi poi ho imparato a conoscere le madri degli assassini, anche loro piangevano nei processi, ragazzi di 16 anni, 17, 18 anni, si trasformavano in delinquenti alla mafia. E quelle madri soffrivano per quei figli in galera, una tragedia. Allora io quel giorno mi sono detto, devo restare a Gela e devo fare una battaglia contro la mafia, per liberare la mia città, per liberare la mia città. Sono diventato sindaco di Gela nel 2003, la mafia aveva truccato le elezioni e ho vinto il ricorso. Lo stesso giorno sono stato minacciato a morte dalla mafia. Disgraziate! Non ti preoccupare, cavallo ha stremiato un filo cellulare. Allora, e così sono andati avanti i miei anni, da sindaco. 4 attentati sventati, essere stato persino condannato a morte dalla mafia, non rinunciare a una battaglia che nei 6 anni in cui io sono stato sindaco ha portato all'arresto di 850 mafiosi e estortori. Un paese, va? 850, abbiamo fatto pulizia, abbiamo restituito dignità a una città. Allora io vi voglio dire, perché sapete, tutte le parole belle le possiamo dire tutti quanti. Dire faremo la lotta alla mafia, lo possiamo dire tutti quanti, governare con onestà, e tanto che ci vuole, è gratis, che si vuole a dirlo. Chiedete a tutti i candidati se loro hanno avuto mai un impegno di questo tipo, chiedete se difenderanno i precari, se invece di togliere i soldi ai consulenti da 500.000 euro, non, invece, non li toglieranno invece ai poveri precari che rischiano il lavoro seriamente. Chiedetegli quali sono i loro programmi e soprattutto chiedete chi sono nella loro vita, quali scelte hanno fatto. Io ho fatto una scelta di vita che è di dare la mia vita per il mio popolo, per i miei cittadini, per la mia città. Oggi questa mia vita la voglio dare per la Sicilia, guardate, io lo so. Bravo, che bravo! Lo so che è il primo giorno
che si è ufficializzata la mia candidatura, è arrivato un nostro dirigente in provincia di Caltanissetta un bigliettino della serie, come se andassero a fare scandare che bigliettini. Progetta, si candida, non si candida alla presidenza della regione, ma si candida per il cimitero. Io intanto dico che Indri si candidano per la galera, perché quando lavoreranno gli avvocati, quando io sarò presidente, quando lavoreranno gli avvocati, c'è lavoro veramente per tutti, sarà veramente una svolta. Però vi voglio dire, con estrema sincerità, questa mia vita, sono 10 anni che io non mi affaccio dal balcone di casa mia, che vivo con auto blindate, che vivo blindato in casa, ho vetri da 4 centimetri a casa, che non apro le serrande di casa mia. E vivo lo stesso in Belgio, vivo lo stesso in Francia. C'è stato. Però io mi sento felice, ve lo dico, perché mi sento con la coscienza a posto, mi sento libero, perché ho fatto il mio dovere, perché posso guardare negli occhi gli altri, negli occhi in faccia. Non ho rubato alla gente che mi ha dato fiducia, ho dato tutto me stesso a loro. Però c'è un episodio che mi ha addolorato. L'idea degli ultimi 10 anni di vita passati dalla mia madre, con l'angoscia di sapere un figlio che rischiava ogni giorno la vita. Ricordo l'ultimo episodio di mia madre. Era il 24 gennaio del 2010, mia madre e io ero a Strasburgo per la sessione del Parlamento europeo, mia madre mi chiamò e mi disse: figlio mio, ti vogliono ammazzare. Io ho detto: ma non è vero, figurati, sono tutte fesserie. Aveva sentito a Canale 5 che avevano arrestato 15 per mafiosi che dal 25 gennaio in poi mi dovevano ammazzare. Mia madre era anziana, doveva morire. Resta il fatto che da quel giorno in poi non mangiò più, non parlò più e morì. Volevo che morisse in un altro modo, più felice. Questo dolore non me lo perdono, vi dico la verità. E allora ve lo dico con estrema sincerità, io questa battaglia la voglio fare prima di tutto per le donne, per le madri, per queste madri che soffrono perché i loro figli hanno studiato e non possono trovare lavoro perché non sono amici della cricca, della casta, che se ne debbano scappare via, che non li debbano vedere dopo che li hanno cresciuti. Veramente l'hanno cresciuti con tutte se stesse, queste donne che vorrebbero, che magari sono disposte a fare ogni sacrificio per i propri figli, però vogliono un futuro felice per i figli, lo faccio per i loro padri. Io penso a questo, guardate, i nostri padri quando guardavano al nostro futuro dicevano: i nostri figli avranno sicuramente una vita più felice della nostra. Ma i genitori di oggi pensano...